incredibile ha scritto Totò Savio, napoletano. Napoletanissimo. Napoletanissimo che si è andata subito a rubare una francese, capito? Sì. Subito, l'ha vista lì. Sì. E t'ha preso. Sì. E t'ha ciuffato. Infatti aveva due soprannomi. Uno era il sorriso, perché lui sorrideva sempre. Sì. Era solare. Era solare. E il secondo, il francesino, perché mi aveva sposato. Il francesino. E che canzoni ha scritto, le più belle, da Cuore matto, 20 anni, Se bruciasse la città. Insomma, un elenco infinito. Erba di casa mia. Erba di casa mia. Scusate, diciamo, ma pure questa. Canzoni indimenticabili. Mille depositate a Sanremo. Ma questa che hai cantato, Maledetta Primavera, è un capolavoro. Questo è un capolavoro. Ti posso raccontare la storia di Maledetta Primavera? Certo. Dunque, ci piacciono le storie dietro le canzoni. Dunque, Totò compone questa canzone perché Loretta doveva fare un programma su Milano 2, si chiamava allora, che Berlusconi aveva appena iniziato a lanciare. E dunque lei doveva fare un programma dove cantava e faceva la sigla. E allora le sigle andavano moltissimo. Sì. E dunque Totò va a Milano insieme a Loretta per presentare questa canzone a Berlusconi in persona. Lui sente la canzone e dice: ma non mi sembra proprio il... Meno male. Perché dopo l'abbiamo presentata a Sanremo. Sì. Ci si può sbagliare. Vediamo Loretta Goggi che canta Totò Savio. Vediamola. L'aria del sangue, che bello. Questa canzone è scritta da Totò Savio e Paolo Amerigo Casella, che ringrazio.